bene, buonasera. Siamo inizio al Consiglio Comunale, in attesa che arrivi il Signore del Corno, arriva tra poco. Possiamo iniziare perché i temi non mi interessano per il visore, per cui possiamo iniziare. Quindi pregherei il dottor Mian di fare l'appello. Fernandez Danilo. Sì. Gigante Sirio. Presente. Staff Massimo. Sì. Juan Deborah. Sì. Gigante Fanta. Sì. Buon Laura. Sì. Venia Luigino. Sì. Silvia. Presente. Lodola Maurizio. Presente. Zaf Marino. È assente, ha problemi di lavoro. Io l'ho comunicato. Sì, sì. E Maria Cristina. Presente. Tiziano. Bene. Allora, il primo punto all'ordine del giorno è la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente. Precedente, che era quello del 28 giugno, verbali numerati dal 12 al 14, oggetti erano lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente, integrazione in CAF-SPA nel ramo sistema idrico integrato città di Udine in capo ad AMBA-SPA, incorporazione in CAF-SPA di Friuli Energia SRL, approvazione indirizzi. E la 14, esito dell'esame delle relazioni disposte dall'organo di revisione economica e finanziaria del Comune di Cocenia sui rendiconti degli esercizi 2008-2009, comunicazione. Bene, c'è proprio un intervento. Noi ci asteniamo perché eravamo assenti alla seduta precedente. Secondo punto, abbiamo l'approvazione del progetto preliminare per la realizzazione di percorsi e itinerari cicloturistici nell'asta Riviera Turistica Friulana, che costituisce l'istituzione della variante del piano regolatorio generale comunale. Si tratta, appunto, del progetto preliminare per una parte, un tracciato, che sicuramente fa parte di un progetto più ampio che prevede tre tracciati. Abbiamo già parlato in altri consigli, forse magari che se non c'era, si tratta di tre direttive, diciamo, delle piste ciclabili partenti tutte da Lignano. Una da Lignano farà Precenicco, da Tisana, lungo l'esponente tagliamento, arriva a Varmo, poi arriverà a Villamanini. Un'altra partendo sempre da Lignano, Precenicco, Palazzolo, lungo la laguna, adesso il tracciato non lo so per individuare, ma comunque arriva Marano e Carlino. L'altra è quella che ci interessa, che è sempre partendo da Lignano, Palazzolo, lungo la stella, arriva a Cocenia, sotto il ponte della strada. A un certo punto verrà realizzato un ponte ciclopedonale per chi collegherà i comuni di Pocenia e Teotti. Quindi la pista passerà di là, troverà la pista ciclabile che andrà a Rivignano e sempre Villamanin poi alla fine. Il progetto è stato finanziato in parte dalla regione, in parte dai comuni. La regione ha messo 4 milioni di euro, il progetto totale sono 5 milioni di euro, la regione ha messo 4 milioni, 1 milione a carico dei comuni, in base ai lavori che avevano fatto in ogni comune, quindi uno pagherà 100, uno pagherà 150, dipende dai lavori che avevano fatto. Noi siamo interessati per quel tratto di pista ciclabile per il ponte, perché sia la partenza che l'arrivo del ponte è sempre il punto di Cocenia. Quindi il progetto è questo qui. Ci sarà poi un merito, Massimo se vuol dire qualcosa tu, il merito di tracciare quello che passa a dire. Sì, allora, quello che noi dobbiamo andare ad approvare è una variante sul progetto preliminare fatto dai progetti
artisti di questa pista, in quanto il progetto presentato ha ricevuto delle osservazioni da parte dei proprietari delle strade dove dovrebbe passare questo particolare tracciato. In particolare parliamo di un tratto che interessava la proprietà delle Acque del Paradiso. I progettisti l'avevano fatto passare originariamente in una strada in cui loro ritengono ci siano delle interferenze con il passaggio dei mezzi che caricano e scaricano l'acqua. Quindi noi abbiamo parzialmente accettato queste riserve da parte della ditta e abbiamo deviato il percorso facendolo passare proprio di fronte alla sede dell'Acqua Paradiso, dove non c'è questo intralcio e tra l'altro dove è già prevista nel nostro piano regolatore il passaggio di una pista ciclabile, quindi non andiamo neanche a modificare, a fare varianti sul piano regolatore esistente. Questa è la variazione. Quindi non ci saranno varianti al piano regolatore? Al piano regolatore no. C'è una variante sul progetto preliminare presentato dai progettisti della pista ciclabile. Quindi noi lo rimandiamo ai progettisti con questa variante che proponiamo al loro progetto. Se invece accettavamo la loro, dovevamo demonstrare il piano regolatore. Fate la parola magari a Gabriele, che dal punto di vista tecnico ci spiega un attimo. Beh, sì, volevo solo fare una osservazione. Allora, diciamo che trattasi di percorsi cicloturistici, essenzialmente sono quasi interamente opere di cartellonistica, eccetto qualche tratto che verrà fatto dell'ingaiamento. Questo non riguarda molto poco il territorio di Pocinia, mentre un po' di più per quanto riguarda gli altri comuni. Si utilizzano prevalentemente quindi tracciati esistenti, più che altro quindi sono tracciati campestri, dove appunto verranno installate le varie indicazioni, la varia cartellonistica per permettere appunto ai ciclisti di effettuare questi percorsi. Per quanto riguarda la variante urbanistica, volevo solo accennare a una piccola modifica. Mentre quella che riguarda l'Acqua Paradiso è stata ripristinata, che era già una previsione dello strumento urbanistico ancora dal 96, quindi il percorso cicloturistico era già previsto dal vecchio piano e quindi è stato, a seguito delle osservazioni della ditta, è stato ripristinato il percorso lineare che appunto percorre le tenute Grandi Gabbana e la Paradiso S.p.A. per arrivare quindi attraverso Via Crusaris direttamente al centro di Paradiso. Qui si proponeva appunto di far fare la rettifica al progetto preliminare. C'è in realtà un'altra piccolissima modifica che è dovuta essenzialmente a un rilievo che è stato fatto sul posto, perché il previsto ponte che collega Pocenia con Teor, in realtà sulla variante urbanistica era previsto leggermente più in basso, ma dai rilievi effettuati dai tecnici progettisti si è visto che questo comportava una difficoltà costruttiva, in quanto andava a terminare su una vecchia isola che è stata abbandonata su un terreno non proprio ideale per effettuare la realizzazione del ponte. Quindi è stata fatta una leggerissima traslazione e questo, ecco, sul piano regolatore è fatto questa leggerissima rettifica e quindi il ponte quindi collegherà Pocenia con Teor. Anche di questo sono state fatte le opportune comunicazioni in senso del DPR 327/2001 agli interessati. E su questa non ci sono state osservazioni. Domande? No, io penso che noi comunque saremo a favore di questo progetto preliminare,
perché comunque è un progetto interessante che coinvolge tutto l'Aster, quindi tutto, tutto l'ambito. Ci riserveremo poi in fase di progetto esecutivo di esaminare ed eventualmente fare, o dare suggerimenti e, o dire qualcosa di detto. Bene, passiamo alla questione, più favorevole. Sì. Grazie, grazie Gabriele. Allora, punto numero 3, alle immediate opportunità. Punto numero 3, abbiamo determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione del quota municipale proprio dell'IMU 2013. L'IMU riguarda solo la seconda casa e le aree pubblicabili, perché sulla prima casa non è prevista. E rimane esattamente come era l'anno scorso, non c'è nessuna variazione. Se ci sono interventi, domande? No, ci saranno, ne ho parlato a Cornian. Ci saranno comunque in caso, non, cioè bisogna vedere che cosa faranno al governo con la questione IMU. Nel caso dovessero annullarla mancheranno le coperture al bilancio. In effetti è così perché il governo ha fatto un decreto per finanziare i comuni che hanno perso il gettito IMU, ma non ha messo nel decreto la regione di diversi due, Trentino Alto Adige e Vallaruco. Da quello che sappiamo, da quello che ho detto sui giornali, perché non abbiamo avuto nessun contatto ufficiale con la regione, la Presidente della regione ha assicurato che sarebbe interessata che comunque avrebbe risolto il problema. Io ci credo, perché deve essere così, altrimenti tutti i comuni del Friuli Venezia Giulia hanno un buco di bilancio veramente grosso. Per quanto ci riguarda sono circa 500.000 euro, non è una cosa da poco. Devo aggiungere che stiamo navigando un po' a vista, perché le norme, le regole, le cose cambiano di giorno in giorno. E quindi è difficile lavorare così, non si può programmare né il lavoro né nulla. L'ultima di oggi, questa l'ho letta su internet, può darsi che sia vera, non lo so, dice che la service tax che dovrebbe sostituire l'IMU e che dovrebbe entrare in vigore dal 1 gennaio verrà anticipata a dicembre. Questa è una notizia non ufficiosa, perché è presa da internet. Può darsi che io, se va scritto, può darsi che sia così. Mi aspetto che ci avvertano anche ufficialmente prima di dicembre, se no veramente ci troveremo in grosse difficoltà a determinare. Tra l'altro non sappiamo neanche cosa comprende questa service tax, deve essere solo sentita nominare. Si dice che comprenda la raccolta rifiuti, l'illuminazione pubblica e altro, ma esattamente quello che sarà inserito nella service tax non sappiamo. Ecco, questo per dare un'idea di come si sta lavorando. Io non invito il dottor Bianco, si trova in questo paradigma, a dover gestire la cosa. La cosa che è in continuo movimento. Quindi, se non ci sono interventi, andremo al voto. Comunque il nostro voto sarà contrario. Ok. Allora, chi è favorevole? Punto numero 3. 9. Favorevole. Astenuti? Nessuno contrari? Punto numero 3, abbiamo la determinazione, no la 4, per scusa, conferma dell'applicazione tradizionale comunale IRPEF per la misura 0,3% per l'anno 2013. Allora,
La decimale lì perché avevamo deciso l'anno scorso dello 0,3 rimane inalterata. Riusciamo a chiudere il bilancio lo stesso per fortuna, per cui diciamo che è una fortuna perché io ho fatto una statistica, ho visto gli altri comuni, tutti i comuni hanno alzato, o quasi tutti hanno alzato l'aliquota per quanto riguarda la decimale IRPEF. Comuni a noi vicini qua l'hanno portato a 0,7 addirittura, qualcuno è arrivato anche al massimo, siamo riusciti a contenere la sera di così com'è, quindi così la proponiamo. Ci sono domande, interventi? Vabbè, prendiamo atto della buona volontà di averla mantenuta così, però visto che comunque riguarda un problema amministrativo diamo voto. Ok, altri interventi? Chi è favorevole? Astenuti? Nessuno? Contrari? Immediata esecutività? Unanimità. Punto numero 5, abbiamo ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge numero 112 del 2008. Non è vero. Immobili suscettibili di alienazione. Per cui una domanda, ma non avevamo l'ex canile? Sì. E la casa qui dietro? Sì. Allora, la casa qui dietro l'avevamo già messa in vendita, ma nessuno si è preso da nessuno. E quindi di fatto non è possibile avere in questo momento ancora meno perché ci sono l'ex canile non l'abbiamo messo perché vorremmo recuperare almeno i soldi che ci è costato. Se lo mettessimo in vendita in questo momento ci rimetteremo anche le tasse. Quindi meglio aspettare un anno. Speriamo di no, metterlo in vendita quando riusciremo a recuperare quello che abbiamo speso per acquistarlo, questo è il senso della cosa. Perché venderlo adesso a tutti i costi significa quasi regalarlo. Forse non troviamo neanche qualcuno che accetta di riceverlo gratis. Altre domande? Sarei allora al voto, chi è favorevole? No, astenuti? Contrari, nessuno. Sì, volevo aggiungere che anche nell'appartamento qui, visto che non si è riuscito a vederlo, abbiamo messo a disposizione delle associazioni, donatori di sangue, su varie situazioni che hanno trovato sede lì, così si è riuscito a soddisfare almeno questo, avevano bisogno solo più di una sede. Ci sono fatte le manutenzioni, inventato, pulito tutto, sono dentro l'Avis, la FDS, Luca Onlus e i volontari della sicurezza. E comunque è rimasto immediata utilità, una minuta. Punto numero 6, verifica della quantità e della qualità delle aree fabbricabili da cedere. Questo come prima non abbiamo aree fabbricabili in proprietà comunale, per cui non c'è nulla da cedere. Intervento? Diamo il voto? Il favorevole? Come? Media esecutività? Legge regionale 31/5/2002, numero 14, articolo 7, approvazione del programma triennale 2003-2015 annuale per le opere pubbliche, punto numero 7, 0 opere pubbliche. Non le abbiamo messe in programma perché attualmente anche quelle finanziate non riusciamo a farle perché il patto di stabilità non
non ci consente di iniziare né completare eventuali opere già iniziate. Quindi non andiamo a fare un programma, perché stante il patto di stabilità non avremo lo stesso problema. Se si modificherà qualcosa riguardo questo patto con l'andare del tempo, aggiorneremo il piano delle opere pubbliche, man mano, in sede del Consiglio Comunale, durante le varie fasi di approvazione. E al momento abbiamo messo zero. Questo purtroppo dipende dalla nostra volontà, ma come ho detto, il patto di stabilità ha bloccato tutti i comuni. Ci sono alcuni comuni che addirittura entrano in causa con le ditte perché hanno dovuto fermare i lavori e non riescono a pagare le ditte nemmeno per il lavoro che hanno fatto. Andavano in causa. Non so come andare a finire. Domande? Interventi? No, niente. Bene. Andiamo al voto, chi è favorevole? Noi? Astenuti? Contrari? Okay. Tanto semplici, quindi ci vorrebbe un attimino più di tempo per poterli esaminare e in verità il tempo è stato molto molto poco per poterli leggere completamente e discuterli, visto che non, per cui cioè, ho il dubbio che qualcuno che tutti l'abbiano letto. Perché io per esempio qui vedo al titolo 2, no? Articolo 4, si intendono per locali le strutture stabilmente infisse al suolo, chiuse su tre lati verso l'esterno. Mi spiegate che cosa vuol dire? Anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie. Nessuno si è posto questa domanda. Nel senso che ci si è posto il problema storicamente anche con la TASU di strutture comunque coperte e comunque utilizzate magari come autorimesse, come depositi, che però non fossero chiuse. Non so, per esempio, una struttura che ha solamente due lati in muratura ed è aperta davanti e dietro. Ad un certo punto si è in qualche maniera trovato un equilibrio nel definire che quelle che erano le strutture
fatta e finita TARSU, che adesso insomma, è lo stesso concetto ripreso dallo TARES, fossero le strutture che in qualche maniera fossero di fatto chiudibili, per cui io ho tre lati, ci metto un basculante, ci metto un qualcosa, che fossero quasi definitivamente chiuse, ecco, ai fini della TARSU e quindi anche ai fini della TARES. Quindi si intende quello, non so se mi sono stato sufficientemente chiaro. Quindi, come dicevano loro, magari garage aperti, però comunque chiusi su tre lati, la tettoia comunque chiusa su tre lati. Non so se e quindi questi sono presupposti al pagamento della TARES. Sì, e anche lo erano della TARES, cioè diciamo che sempre. Anche la TARES prevedeva le stesse regole, insomma, giusto o sbagliate che siano, per amore del cielo. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti. Sì. Utenze domestiche, articolo 5, il punto 5, no? Locali in oggettive condizioni di non utilizzo, sì, in quanto inabitabili. Scusi, allora l'articolo 5. Sì. Articolo 6, punto numero 5. Quindi non quindi locali lettera 6 lettera A. No, articolo 6 lettera A, sì, perdono. Punto numero 5. Perché c'è più di un numero 5. Utenze domestiche, numero 5 utenze domestiche. Ok, bene. Allora, non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte. Locali e aree scoperte non sostituibili. Allora, locali, mi dica. Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni e autorizzazioni limitatamente al periodo di validità del provvedimento e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Però la data di fine lavori, sì, non corrisponde con l'abitabilità, giusto? Cioè, allora, potrebbe essere vero. Questa è una classica casistica. Perché la stessa cosa poi si può riportare al successivo punto 9 delle utenze non domestiche, anche lì la data nella di certificazione dei fine lavori e lì ci sarà l'inizio attività. Sì, allora, queste sono, sì, le classiche casistiche per le quali l'eventuale riduzione o esclusione è accertata di volta in volta, di caso in caso. Ci sono nei regolamenti tributari di solito alcune esclusioni, riduzioni che scattano automaticamente e che sono oggettivamente rilevabili magari d'ufficio da parte dell'ufficio tributi stesso. Ci sono invece alcune casistiche dove il contribuente si deve un attimino attivare e oltre a relazionarsi con l'ufficio tecnico che rilascia i titoli concessori dell'edificazione, della modifica o della ristrutturazione degli edifici, il contribuente deve relazionarsi anche con l'ufficio tributi per con appositi moduli, ci sono dei moduli, per richiedere le esclusioni, no? Dicendo, comunicando l'ufficio tributi, guardate che ho ricevuto questa concessione, quindi dalla data alla data i locali sono da ritenere esclusi, finita, cioè fanno la richiesta, dopodiché noi quando emettiamo i ruoli, facciamo i conteggi della TARS o della TARES o della service tax che sarà, teniamo conto di quelle che sono le esclusioni di locali che magari in precedenza erano tassati, ok? Per quel che riguarda le utenze domestiche, per esempio, una casistica di esclusione è quella sancita dal punto 5 piuttosto che per utenze non domestiche del punto 9, e qui va verificata di volta in volta, ok?
Ok? Quindi astrattamente sono d'accordo con lei che può essere complesso identificare una, come dire, una determinata casistica, un determinato caso, ok? Però la norma deve, essendo regolamentare, così come la norma di legge, deve essere per forza astratta. La legge per forza deve essere astratta, le leggi non dovrebbero essere fatte ad persona. Sì, sì. Okay? Quindi la norma deve essere per forza astratta, dopodiché su istanza di parte del contribuente il comune eventualmente va e manda o va direttamente all'ufficio tributi oppure manda l'ufficio tecnico a fare un sopralluogo e a verificare che le effettive date che risultano nei documenti ufficiali, no, poi le tempistiche che risultano nei documenti ufficiali vengono rispettate anche ai fini dell'applicazione del tributo. Quindi può sembrare una norma astratta, però deve esserlo, perché un regolamento, così come una norma di legge, una legge deve per forza prevedere le casistiche in termini astratti, dopodiché caso per caso si agisce, si controlla e si verifica. Non so se ho risposto alla sua domanda, se ha dei dubbi lo prego di... sì, 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 no, ho compreso, però sono cose che andrebbero a andare. No, sono d'accordo, sì, posso essere d'accordo con lei, sì, perché sono complesse. Analizzare in un lasso di tempo maggiore per poterle discutere, per poterle variare più attentamente. Senza dubbio. Una volta, specialmente per i non addetti ai lavori, chi non è proprio dentro la materia, cosa richiede magari un certo tempo per essere metabolizzata e studiata. E... bene, c'è qualche altro intervento? Andiamo al voto. Chi è favorevole? No. Astenuti? Immediata esecutività, una linea. Punto numero 10. Approvazione del piano finanziario del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES per l'anno 2013, della relativa articolazione tarifaria, della scadenza di uso della rata di pagamento. Ecco qui, regretto tecnico, economia, di illustrare il punto. Allora, norma quest'anno ha previsto il passaggio di tutti i comuni alla TARES, eliminando e cancellando tutte quelle che erano le norme che fino al 2012 avevano operato, norme che avevano prima istituito la TARSU, poi la TIA1, poi la TIA2 e poi insomma tutte le TIA di questo mondo, anche tanti comuni si sono rimasti a TARSU, tanti sono passati a TIA1, poi TIA2, creando una grande confusione normativa. E definitivamente col passaggio a TARES, perché riguarda il periodo 2013, si sono cancellati tutti gli altri prelievi. Per quel che riguarda il comune di Pocenia in particolare, noi eravamo rimasti a TARSU, fondamentalmente per il fatto che era evidente, perlomeno per me che gestisco, ho sempre gestito da tanti anni il servizio, era evidente che nel passaggio da TARSU a TIA1 a TIA2 si fosse creata una tale confusione normativa per cui non era assolutamente conveniente per la nostra amministrazione studiare il passaggio da TARSU ad un prelievo alternativo che avrebbe dato veramente ben pochi benefici probabilmente, e anzi avrebbe portato una maggior complessità nella gestione del tributo e forse magari anche una minor chiarezza nei confronti dei contribuenti. Di conseguenza siamo rimasti a TARSU. Poi alla fine la storia ha dato un po' ragione a questa linea,
infatti è arrivato il legislatore e ha detto: beh, fino adesso abbiamo fatto un bel miscuglio, buttiamo tutto nel cestino, ripartiamo. Poi fra l'altro la TARES ci sarà per il 2013, diceva il sindaco, per il 2014 già ci sarà la service tax di Dio solo. Ma veniamo alla TARES. Fondamentalmente per il comune di Pocenia il passaggio a TARES comporta due novità sostanziali. La prima novità è che la TARES prevede il calcolo della tassa non solo sulla base dei metri occupati, bensì introduce un sistema misto metri persone. Questo praticamente, ma anche nella realtà dei conti l'abbiamo un po' visto, introduce un elemento di equità nel prelievo, okay? Perché ho parlato con tantissime persone vengono in ufficio, parlano con gli amministratori, con i tecnici, che dicono: sì, ma io sono sola, non sono i mezzi che fanno rifiuti, sono le persone. Quindi introduce questo elemento di equità. Il secondo elemento introdotto dalla TARES, anche molto importante, è che le varie tipologie i vari oggetti di imposta, diciamo, le varie tipologie di oggetti di imposta, quindi che sia l'abitazione privata, che sia il magazzino, che sia il bar, che sia, no? Le varie tipologie, sia il circolo ricreativo, ok? Per ognuna di queste tipologie, noi ne abbiamo identificate 21, è stata fatta sulla base di coefficienti approvati con decreti ministeriali, sulla base di coefficienti di produttività dei rifiuti, ok? È stata fatta per ciascuna di queste tipologie, no? Una valutazione di quella che potrebbe essere o può essere una aliquota diversificata rispetto alle tipologie e riflettente quelle che sono le reali capacità di produzione di rifiuti della tipologia stessa. Per cui il piano tarifario che andiamo ad approvare stasera, che passa dalle 10 categorie che avevamo prima alle 21 categorie che abbiamo adesso, okay, amplia la platea delle categorie e in più stabilisce delle tariffe sulla base di parametri di coefficienti di produttività di rifiuti, okay, stabiliti per decreto, quindi derivanti da studi, si presume, no? Stabiliti per decreto, e quindi riusciamo a differenziare le varie tipologie andando a stabilire una tariffa che teoricamente dovrebbe effettivamente essere legata all'effettiva produzione di rifiuti che in quel locale, con quelle caratteristiche, si dovrebbe generare. Ecco, quindi questi sono i due capisaldi del nuovo dell'impianto della TARES, e rispetto al passato, rispetto alla TARSU, senz'altro non sarà un sistema perfetto, ma senz'altro ci avviciniamo di più alla realtà. Io ci sarebbero tantissime cose da dire, però ne dico ancora due per non entrare troppo in dettagli tecnici, perché il calcolo qui, insomma, conti e le tariffe che sono uscite da qui sono frutto veramente di calcoli complessi e di valutazioni articolate. La normativa, facciamo un passo indietro, se noi andiamo ad analizzare, no, prima di passare al nuovo analizziamo il vecchio. Se noi andiamo ad analizzare quello che era il prelievo TARSU e andiamo a vedere l'ultimo ruolo TARSU che abbiamo emesso,
quello del 2012, possiamo distinguere il prelievo in fondamentalmente due categorie, chiamiamole categorie: il prelievo da utenze domestiche e il prelievo da utenze non domestiche. Okay. Per quel che riguarda il ruolo 2012, noi abbiamo prelevato, fatto 100.000 euro il ruolo, 88.000 euro li abbiamo prelevati dalle case, utenze domestiche, 88,5%, e 11,5% dalle utenze non domestiche, quindi dalle attività. Quindi 88 e 11, 88 e 12, diciamo, teniamo in mente questi due valori. Okay. Torniamo al metodo normalizzato di calcolo, che è il metodo della TARES. Il metodo normalizzato di calcolo si basa sull'applicazione di questi coefficienti che dicevo prima di produttività dei rifiuti. La norma mi dice tu puoi fare un calcolo con dei coefficienti che vanno da un minimo a un massimo, perché anche lì per ogni tipologia non è che ci sia un solo coefficiente, c'è uno studio che dice quella categoria va da un minimo a un massimo. Abbiamo fatto varie ipotesi, infatti se voi vedete l'allegato l'allegato 4 l'allegato 4 alla tabella 2 non tabella 1 ma tabella 2, voi vedete che nella seconda parte della tabella c'è K di minimo, K di massimo, K di medio. Questo significa che i conti che stanno sotto la colonna K di minimo, K di massimo, K di medio sono i conti della suddivisione tra utenze domestiche e non domestiche, fondamentalmente, derivanti dall'applicazione di questi coefficienti. Abbiamo visto che il coefficiente che dava, anche per evitare di come dire, passare al nuovo sistema staccandosi completamente, staccandosi decisamente dal vecchio prelievo, dai vecchi equilibri dagli equilibri del vecchio prelievo, il KD, diciamo, il coefficiente che ci dava un palinsesto, un'impostazione della nuova TARES più vicino alla TARSU, per non proprio, ripeto, passare da un sistema all'altro e quindi stravolgere completamente i canoni rispetto al passato, la gestione rispetto al passato, derivava dall'applicazione del KD minimo. Se voi vedete la tabella, sotto il KD minimo vedete che applicando il KD minimo abbiamo di fatto una produzione di rifiuti viene attribuita per il 17,78% alle utenze non domestiche e l'82% alle utenze domestiche. Gli altri invece, applicando gli altri KD, andiamo al 27,72 e 22,77. Abbiamo ritenuto di applicare il KD minimo. Questo significa che praticamente il carico fiscale viene suddiviso di fatto 17,78, quindi 18 e 82 fra utenze non domestiche e utenze domestiche. Ci discostiamo di poco rispetto a, ricordiamoci il parametro di prima, 12,88. Quindi le utenze non domestiche passano dal 12 al 18% di carico, dal 12 al 18% di carico. Quindi carichiamo un po' di più le utenze non domestiche. E le utenze domestiche passano dall'88 all'82, quindi carichiamo un po' di meno l'utente. Ma questo era logico aspettarsi questo, anche perché questo è in linea con un'ottica di come dire, rendere il sistema fiscale più equo, in quanto effettivamente le tariffe, poi passiamo alle tariffe che è un po' dolente, le tariffe di alcune, specialmente utenze non domestiche, erano basse effettivamente, cioè alcune utenze
non domestiche, quindi tendenza non domestica che insomma, la più importante forse la frutta e verdura o altre utenze non domestiche che comunque producono rifiuti giornalmente, c'erano alcune situazioni paradossali per cui alcune utenze non domestiche magari andavano a pagare anche paradossalmente meno di alcune case, di alcune utenze domestiche, dove io dell'utenza non domestica ho la gente che viene ogni giorno, ho i rifiuti, e invece la casa è una casa che magari certo una famiglia di 4 persone è magari anche una casa grande, sì, ma sempre 4 persone sono. Sono 100 clienti al giorno di un'utenza non domestica, ok? Giusto per... Ecco che era logico aspettarsi che il carico aumentasse in capo alle utenze non domestiche e diminuisse in capo alle utenze domestiche. Così è stato. Però per rimanere più vicino alle percentuali che uscivano, sono uscite dal ruolo tasso, abbiamo applicato il K di minimo. Su tutto questo, su tutto questo naturalmente grava un costo, sul servizio grava un costo. Il costo è stato valutato in 230.000 euro, come avete visto nel piano finanziario, dove noi abbiamo messo dentro tutto, abbiamo messo dentro gli ammortamenti, abbiamo messo dentro il costo del servizio, abbiamo messo dentro tutti quelli che sono i costi che gravano in capo al comune di Focenia per la gestione del servizio, che sono molti questi costi. C'è un altro aspetto: se fino all'altro anno, bene o male, la norma sì mi imponeva in qualche maniera, mi ha spinto per tanto tempo, ci ha spinto per tanto tempo verso una copertura integrale dei costi del servizio con la TARSU, adesso proprio ce lo impone, ci dice dovete assolutamente andare a copertura. Di conseguenza tutti i 230.000 euro sono finiti, sono stati redistribuiti sul contribuente. Quindi 230.000 KD coefficienti mi danno le tariffe, illustrate nel allegato 3, tariffe che sono suddivise tra tariffe domestiche e tariffe non domestiche. Allora, tariffe domestiche, tariffe utenze domestiche. Non abbiamo più, come dicevo prima, una tariffa di 1 euro, cos'era prima? Qui la tabella del TARSU 2012, la tariffa per le abitazioni era 1,066 al metro quadro, 1,066 al metro quadro per l'abitazione. E avevamo 11 categorie, quindi una di abitazione e 10 di categorie non abitative, non domestiche. Quindi una di abitazione e 10. Adesso invece abbiamo 6 tariffe a seconda dei componenti per le utenze domestiche e 21 tariffe per le utenze non domestiche. Utenze non domestiche, dicevo, cioè parte fissa e una parte variabile. La parte fissa è legata al numero di metri, quello non cambia, a meno che io non amplio la casa o no, quello non cambia. E aumenta la parte fissa, la tariffa della parte fissa da 0,549 a 0,850 a seconda del numero dei componenti. La parte variabile è legata al numero dei componenti e naturalmente la parte variabile aumenta sulla base del numero dei componenti. Andiamo dai 23,68 ai 134,16. Applicando questi coefficienti non basta, perché questo è a questo si aggiunge un ulteriore carico tributario, che è il famoso 0,30 di cui avete sentito senz'altro parlare. Lo 0,30 che però il contribuente paga, ma non sono soldi che vengono ai comuni. Vi ritroverete il 16 di dicembre
a dover pagare una quota che in parte andrà al comune, ma in parte non va al comune, va direttamente allo Stato, che è uno 0,30 al metro quadro. Per cui oltre ai 230.000 euro che, di cui dicevo prima, che soddisfano quella che soddisfano e coprono quello che è il costo del servizio in capo al comune, il contribuente ha altri oneri. Lo 0,30 lo deve dare allo Stato. 0,30 che per noi rappresenta, abbiamo valutato, più o meno un altro 50.000 euro. Per cui al contribuente io chiedo 230.000 euro, chiedo 50.000 euro che però vanno allo Stato e chiedo altri circa 10.000 euro di addizionale provinciale. Totale, noi passiamo da un prelievo 2012 TARSU di 230.000 euro a un prelievo di 300.000 euro complessivi quest'anno, con un aumento secco praticamente del 30%. Più che meno poi naturalmente, perché c'è chi avrà un aumento maggiore, c'è chi avrà un aumento minore, perché ovviamente si passa da un sistema tariffario TARES ad un sistema tariffario TARSU. Okay. TARSU, scusate, al contrario, un sistema tariffario TARSU ad un sistema tariffario TARES. Se andando a leggere la tabella delle utenze, delle tariffe delle utenze domestiche, io non riesco ad avere si devono fare due conti, insomma, sì, si deve applicare la parte fissa, la parte variabile, non si riesce ad avere però una percezione immediata magari del quanto mi carico qualcuno. La percezione invece più immediata forse per quel che riguarda le utenze non domestiche, che evidenzio una cosa per tutte, ortofrutta, pescheria, mi porta la tariffa dell'ortofrutta pescheria a 11 euro al metro quadro, mi porta i ristoranti e trattorie a 8,09 euro, no? Rispetto ai, non so, ortofrutta prima cosa avevamo? Le trattorie avevamo 2 euro, l'ortofrutta a 3 euro, quindi 12 contro 3, 8 contro 2, no? Adesso vedrete un po' tutto, non so se sono stato sufficientemente chiaro, se non sono domande, interventi. I conteggi ai cittadini verranno mandati direttamente o dal comune? I conteggi ai cittadini verranno sempre mandati, verranno fatti dal comune, come sempre, perché la tassa è una tassa comunale. E se poi, non per il tramite di Equitalia, perché non più, perché Equitalia ci sono legati a Equitalia che scade il 30/12. Forse direttamente del comune, forse con un servizio esterno, ma comunque proveranno i dati, proveranno del comune. Se non ci sono altri interventi, andrei alla votazione per quanto riguarda il punto numero 10, chi è favorevole? Astenuti? Nessuno? Contrari? Immediata esecutività? Allora, adesso abbiamo punto numero 8, l'approvazione del bilancio di previsione 2013, del bilancio pluriennale 2013-2015 e della relazione previsionale programmatica 2013-2015.
prima di entrare ad affrontare il bilancio proprio, oggi ho ricevuto, è stata depositata da parte di un consigliere comunale, il vice sindaco Cante, è stato presentato un emendamento, una proposta di emendamento al bilancio, è stata presentata oggi pomeriggio, e di un tanto non è stata data comunicazione alla minoranza, perché ma neanche sia la minoranza, ovviamente poi non si sono parlati, ma perché non c'è stato tempo. Le finalità di questo emendamento sono queste. Al punto, ad un punto successivo, al numero mi pare 14, noi andremo ad approvare una nuova convenzione di segreteria per coprire la sede vacante di segreteria comunale che io sto reggendo in questo momento da 10 mesi ormai, con un titolare. In relazione a quella delibera, dato che sul bilancio pluriennale non c'era la copertura completa del costo del nuovo segretario, e quindi la delibera non avrebbe, la delibera di, della Commissione di Segreteria non avrebbe avuto un parere positivo in quanto non c'era una copertura contabile per spesa, è stato proposto un emendamento al bilancio pluriennale, quindi non 2013 ma 2014-2015, da parte del vice sindaco. L'emendamento, fondamentalmente, questo emendamento si propone di variare lo schema di bilancio, che in questo momento è ancora a livello di schema, apportando due variazioni sul 2014 e sul 2015. Modificando il bilancio di previsione del 2014-2015, tagliando sia sul 2014 che sul 2015 22.000 euro di spesa, che erano delle spese destinate rispettivamente per 20.000 euro a incarichi legali e per 2.000 euro a indennità agli amministratori. In considerazione del fatto che molto probabilmente, visto che abbiamo fatto una ricognizione delle spese legali di recente, nel 2014 e nel 2015, avendo esaurito la stragrande maggioranza del contenzioso in essere con l'ipocenia, non dovremmo più sostenere queste spese, non dovremmo avere questo livello di spesa nel 2014 e nel 2015, mentre nel 2013 abbiamo ancora un po' di cose da chiudere. Ci sarà più o meno questo livello di spesa quest'anno. Questo consente di destinare questi 22.000 euro, sia sul 2014 che sul 2015, alla posta della convenzione di segreteria, che passa di conseguenza dai 31 ai 53 anni. Okay. Io non ho fatto una fotocopia di questo, però forse è meglio se faccio una fotocopia, no? Sì. Tanto che non posso andare su un altro concetto proprio per vedere.
approvare poi la discussione, prima di approvare il bilancio, è proposta l'approvazione da parte del consigliere anche di questo emendamento che naturalmente modifica il bilancio e consente e sblocca di fatto il successivo punto numero 14, no? Ecco, questo per, giusto per fare un'introduzione in realtà, ma ne parliamo nel proseguo, perché in realtà vedo il revisore, Giuliano, il bilancio che andiamo ad approvare in questo momento, come si diceva prima quando si parlava dell'IMU, sì, è un bilancio strano, siamo in una situazione strana, per cui il 31 di agosto lo Stato ha previsto l'esenzione dell'IMU di una serie di categorie. Questo genera nei bilanci, non solo nel nostro, in tutti i bilanci, una difficoltà, nel senso che rischiamo di non avere in questo momento la copertura del documento contabile così come è stato concepito prima dell'approvazione del decreto del 31 agosto. Se poi ci aggiungiamo che lo Stato nel decreto, il quale ha previsto l'esenzione di alcune, non ha previsto le coperture per il Friuli e per altre due regioni a statuto speciale, ci mettiamo in carico da 11, no? Nel senso, ancora di più, se gli altri sono scoperti, noi rischiamo di essere ancora più scoperti. Però in questo momento non possiamo fare altro che andare ad approvare il bilancio in via definitiva sulla base di quelli che erano i contenuti dello schema, perché qualsiasi cosa si possa andare a fare, qualsiasi ipotesi si possa andare a fare di modifica del bilancio per cercare in qualche maniera comunque un equilibrio del bilancio stesso, sarebbe una mera ipotesi che fino a che non trova riscontro con la conversione del decreto del 31 agosto sarebbe un modificare in maniera arbitraria il bilancio. Per cui in questo momento dobbiamo semplicemente confidare nella copertura delle poste di entrata, quindi della spesa, che dovrà necessariamente derivare in sede di conversione del decreto del 31 agosto, conversione in Parlamento. Insomma. È chiaro che se la conversione di questo decreto non ci sarà, tutto tornerà come prima, per cui il 16 di agosto e 16 di dicembre, scusate, si dovrà pagare l'IMU intero senza nessun tipo di esenzione o riduzione. Insomma. Quindi tutto è legato un po' alla conversione. Io chiederei però a questo punto, sindaco, possiamo fare subito, se vogliamo che da un punto di vista formale, stante come è stata illustrata
lo stato dell'arte legislativa in questo momento indubbiamente non ha piena copertura dal punto di vista delle entrate. I comuni che avevano approvato prima si sono trovati semplicemente col fatto che hanno fatto o devono fare il 30 settembre gli equilibri di bilancio e il problema è identico, anche perché in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione o degli equilibri, la, diciamo, il regime sanzionatorio è quello che il legislatore l'ha sempre identico. Per cui il problema effettivamente c'è. Io ho avuto anche un altro comune, perché qua ad esempio il mio parere, come del resto la bozza che è stata approvata dalla Giunta, è del 16 luglio. In un altro comune ho avuto il 26 agosto il parere, però il bilancio poi è stato approvato il 15 di settembre, quindi a decreto vigente. Adesso, facendo un ragionamento logico, ovviamente, se le cose diciamo dovessero rimanere esattamente come sono, cioè il gettito compensativo non venga trasferito, tutti i comuni del Friuli, della Friuli senz'altro, della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano sono in disequilibrio, e tra l'altro in disequilibrio anche di una certa entità. Quindi da questo punto di vista ritengo che ovviamente è giusta questa premessa che deve essere a conoscenza di tutto il Consiglio, comunque la strada logica è quella di approvare il bilancio anche per permettere la continuità dell'azione amministrativa, o per i comuni che l'hanno a suo tempo anche il decreto approvato, di approvare comunque gli equilibri, anche perché non è penso logicamente pensabile che su questo discorso non ci sia l'intervento finanziario da parte dello Stato, nel nostro caso ovviamente mediato da parte della Regione, che poi i trasferimenti arriveranno da lì. Per quanto riguarda la relazione al bilancio previsione, credo che sia ormai noto a tutti le difficoltà di formazione del bilancio di previsione di quest'anno, che pareggia in 2.696.711,97. Il dato che io evidenzio, peraltro dato sostanzialmente standard, è la spesa in conto capitale, che quest'anno ha un livello dei comuni molto basso. Questo perché intanto, a parte le carenze di risorse, ma l'introduzione del saldo di competenza mista per quanto riguarda il patto di stabilità, di fatto ha bloccato tutto il discorso di investimenti, quando i comuni oggi non solo si devono confrontare con la carenza di risorse, che insomma in questo momento è una cosa risaputa, normale, dovuta alla situazione di difficoltà economica che vive l'intero paese, ma si trovano anche al paradosso di avere investimenti in corso già finanziati che non possono pagare, quindi opere pubbliche che si fermano, e anche in alcune situazioni addirittura c'è il problema, nel resto d'Italia è un problema gravissimo, di stati d'avanzamento già effettuati che non possono essere pagati dai comuni. Quindi una situazione paradossale che a mio avviso sta facendo dei danni all'economia locale del paese tremendi. Purtroppo quella è la situazione legislativa. E a pagina 7 della relazione è stato riportato la verifica del rispetto dei vincoli del patto di stabilità 2013-2015, quindi era il prospettino che all'epoca dimostrava la possibilità da parte dell'ente ovviamente di rispettare il patto. Per quanto riguarda la riduzione della storia del debito, che c'è quello 0,1% previsto, nessun problema, tanto che non sono previsti nuovi mutui, per cui l'intero titolo terzo della spesa, 193.100 euro, pari al 12,96% di riduzione, ma dopo magari ne parleremo commentando la capacità di indebitamento. Sulle entrate correnti ovviamente c'è di grosso l'incognita, oltre al discorso della TARES, quindi dell'aumento di cui si parlava, il segretario parlava
parlava adesso, totalizza 297.000 euro, c'è l'IMU 640.000 euro, pensiamo che l'ICI nel 2011 era pari al 94, quindi in questi numeri ci sta un po' tutta quella che è la manovra tributaria che di fatto è stata imposta sostanzialmente, anche perché in alcuni casi come il famoso 030 il comune in realtà agisce da sostituto di imposta alla scelta di ottimo, qualcuno ogni tanto città, scusate la battuta. Ecco, sulla TARES avete discusso adesso, quindi il pianto di questa tassa che tra l'altro verrà molto probabilmente superata con la service tax, di cui poco o nulla ancora si sa, e anche lì c'è tutta la difficoltà da parte dei comuni e degli uffici, perché anche questo lavoro che prima è stato ben riassunto, in realtà io ho visto fare nello specifico un lavorone dal punto di vista, cioè diciamo è un discorso che sarebbe logico, dico gli uffici lavorano per X mesi su questo, dopodiché questo è l'impianto del prossimo decennio, cioè pensare che al di là di queste due rate, che poi tra l'altro c'è anche l'obbligo di chiudere col 31-12 perché lo 0,30 è imposto, deve essere incassato il 31-12, quindi quando il Parlamento ha prorogato, se vi ricordate, la prima rata, di fatto non ha fatto un bel servizio agli utenti che si troveranno adesso le rate, però il comune diversamente non può fare perché la norma è questa. Proventi dei servizi pubblici, quelli a domanda individuale, percentuale di copertura 48,90%, non essendo comune in una situazione deficitaria non ci sarebbe il livello minimo di copertura, comunque sarebbe ampiamente superato, per cui problemi non ci sono. Sulla spesa corrente 2,20% in meno, c'è la riduzione anche della spesa del personale 2%, quindi questo fa presumere che anche il calcolo di riduzione della spesa, che in realtà è un po' diverso perché non prende più l'intervento 1 ma ha alcuni correttivi, ma è in diminuzione. Fondo di riserva pari allo 0,30%, quindi rientra nella previsione della normativa, dall'articolo 166 del testo unico. Fondo di svalutazione crediti, ecco qua abbiamo un fondo di svalutazione crediti di entità significativa, ci sono quelle somme iscritte al ruolo per la sentenza, no, del canale possibile di via Perales, se non è scritto male, il canile, no? E questo importo che di fatto comunque il credito lo vanta, ma diciamo ragionevolmente parlando le possibilità di incasso non sono elevate, ne è stato correttamente probabilmente accantonato il relativo fondo. Sull'indebitamento, se andiamo a livello di percentuali, non ci sarebbe nessun problema, anche col range del 6% di interesse dell'IVA, di prima di spesa degli interessi, e addirittura l'incidenza del 2,86 senza recuperare gli interessi dei contributi, quindi da questo punto di vista diciamo c'è la possibilità di fare indebitamento, a parte che dopo bisogna sempre valutare che le risorse siano in grado di pagarlo effettivamente, ma comunque tutti questi discorsi lasciano il tempo che trovano, perché il saldo di indebitamento mista di fatto blocca gli investimenti, tanto che tutte le entrate che vengono da mutui da indebitamento non sono valutate come un saldo positivo, per cui se io faccio un mutuo di 100.000 euro e un'opera di 100.000 euro mi troverei a peggiorare il saldo di 100.000 secchi, perché l'opera quando la faccio, quindi di fatto rende inattuabile, al di là che il comune sia stato virtuoso negli anni abbia spazi. C'è la tabellina a pagina 14 dell'andamento dell'indebitamento che vedete praticamente dal 2010 che abbiamo 1.900.000 euro, arriviamo a nel 2015 arriveremo, salvo ovviamente
variazioni del prossimo, del prossimo programma di modalità a 920 mila euro. E quindi questo dato, ecco, io personalmente come organo di revisione, il fatto che il patto di stabilità vada verso un blocco, una riduzione dell'indebitamento, indubbiamente è una cosa questa condivisibile, no? Anche perché nella nostra regione, sapete benissimo, c'era lo schema dei contributi pluriennali che di solito erano sotto al contributo in conto interesse più una quota, una parte in conto capitale. Questo permetteva alla regione di erogare a più enti più risorse, però ovviamente ha messo in piedi un meccanismo di indebitamento che è assistito da contributi a livello di sistema regionale, non è proprio così basso a livello italiano. Diciamo che per paradosso i comuni sono abbastanza coperti dai contributi regionali, ma se ragioniamo a livello di sistema, l'indebitamento nel medio termine è comunque significativo per il nostro sistema regionale, quindi questo è un fatto positivo, e quindi vedo che ci sono dei ragionamenti per fare al limite anche dei contributi regionali che vengano dati su stato di avanzamento per lavori, questo che permetterebbe anche di gestire questo meccanismo un po' assurdo del patto, no? Perché se vi ricordate l'anno scorso, mi pare che era in ottobre, novembre, la regione ha dato a pioggia dei contributi in conto capitale e non so perché, probabilmente perché li hanno pagati subito, addirittura prima del decreto, il comune li ha incassati. E questo non è stato proprio un bene, perché? Perché intanto nel 2012, ad esempio, questo comune non era soggetto al patto, per cui si è trovato dei soldi in più. Però adesso per fare le opere deve avere lo spazio per poterle pagare. Quindi si corre il rischio del paradosso di avere i soldi, di aver decisione da fare e non poterlo fare. Allora, detto questo, poi andando alla conclusione, le conclusioni fatte all'epoca erano le solite, quindi l'organo di revisione ha verificato che il bilancio è stato redatto in osservanza delle norme di legge, dello statuto, del regolamento, dei principi previsti dal 162 del CUER, dei postulati e dei principi contabili, rilevato coerenza interna, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio dei programmi, esprime pertanto parere favorevole sulla proposta di bilancio previsione 2013 e documenti allegati. Quindi tutto questo parere resta valido, ovviamente c'è questo inciso dell'IMU, ma credo che diversamente non sia possibile fare. Se il sindaco mi permette, io magari illustro anche il parere all'emendamento. Ecco, per quanto riguarda l'emendamento che mi è stato fatto pervenire questa mattina, diciamo dal punto di vista tecnico, io che sono della teoria che ovviamente il Consiglio è assolutamente sovrano di modificare il bilancio, in questo caso, diciamo, tra l'altro si viene modificato il 2014-2015, non il 2013, la riduzione praticamente viene, il pareggio si raggiunge mettendo 22.000 in spesa per la convenzione, che viene finanziata con altri compari risparmi di spesa, per cui è ritenuto tecnicamente corrette le previsioni di spesa come variate, attendibili e coerenti le previsioni relative, con le stesse previsioni sulla scorta delle necessità finanziarie. Dal punto di vista tecnico si esprime parere favorevole, dal punto di vista tecnico all'emendamento, perché dal punto di vista tecnico non ci sono rilievi, dal punto di vista politico ne discuterete voi. Avendo il discorso poi della convenzione, l'alternativa poteva solo essere che il Consiglio approvasse, a mio avviso, la convenzione con necessitato parere negativo, cioè che non c'era copertura finanziaria, e dopo venisse fatta una variazione di bilancio, per cui credo che questo percorso sia più lineare, insomma, sostanzialmente, anche perché tecnicamente, insomma, non presenta sfumature. Sono a disposizione ovviamente del Consiglio. Bene, ci sono domande, osservazioni, interventi? Noi
non si vede nessuna strategia, non si vede nessuna politica, non si vede niente, però... Siamo bloccati, purtroppo non possiamo fare, non possiamo fare altro, no? Non è la nostra scelta. Quindi io andrei al voto, prima proviamo l'emendamento. Allora, chi è favorevole? Astenuti? Contrari? Adesso chiedo un voto sul bilancio di previsione 2013 e bilancio previsione 2014-2015, chi è favorevole? 9. Nessuno? Contrari? 3. Immediati di utilità? Unanime. Punto numero 11, che è l'approvazione del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani. In pratica è lo stesso regolamento di prima, solamente che è stata aggiunta una parte dove viene prevista l'assimilazione dei rifiuti. C'è un elenco di rifiuti dove si dice se è un rifiuto speciale, se è un rifiuto organico, quello che è. La differenza rispetto al presente è solo questa. Quindi se ci sono domande, interventi, diciamo. Sono domande? Bene. Andiamo al voto, che faremo? 8. Astenuti? Immediata esecutività. Una. Punto numero 12. Approvazione del programma degli incarichi di collaborazione per l'anno 2013 in senso dell'articolo 3 del comma 5 della legge 244 del 2007. Abbiamo due incarichi di collaborazione, uno a Pietro Mazzega e uno la dottoressa Pinato. No, nel senso che allora quello di Mazzega, noi siamo a fine anno adesso, no? Siamo sempre al solito paradosso, per cui vado ad approvare un bilancio di previsioni in ottobre, no? Quello di Mazzega è già stato assegnato, sì. E quindi sì, posso dire che questo dato per il professionista. Quello invece del sociale non è stato assegnato e quindi è stato sì, però per consiglio di questo incarico qua verrà assegnato, potrebbe essere assegnato a chiunque, no? Insomma, quindi pregherei Debora di illustrare eventualmente. Allora, questo è un progetto che è in piedi da moltissimi anni, però magari lo ridico così, insomma, tutti, anche coloro che magari negli anni precedenti non erano a conoscenza, ne vengono a conoscenza di questo progetto.
Diciamo che ormai, considerati che le risorse comunali, le risorse in genere sono ristrette, gli interventi ormai si fanno solo sull'area della cura, no? Non più nell'area della prevenzione. Diciamo che questo è l'ultimo progetto che ci è rimasto e che siamo ancora un po' nell'area della prevenzione, che per me è un'area molto importante perché banalmente si dice prevenire meglio che curare, ma è proprio vero. È proprio vero principalmente in due termini importanti. Uno, sicuramente, visto che stiamo parlando di bilanci, per un discorso di spese. L'altro, anche proprio per un benessere delle persone, perché una persona, se viene aiutata prima che insorga un problema, sicuramente sta meglio rispetto al fatto di doverla curare dopo. Fatta questa premessa, dico in due parole come è nato questo progetto. Il progetto, stiamo parlando del progetto di Recuperi Quasi Imperfetti, fondamentalmente, che è nato moltissimo in fa, sto parlando di circa una decina di anni fa, ed era un progetto che aveva messo in piedi la provincia. La provincia aveva messo in piedi questo progetto in 4 comuni pilota nella nostra regione e il comune di Pocenia era uno di questi 4 comuni. Dopo, come spessissimo succede, i progetti partono, sono finanziati o dalla regione o dalla provincia, quando sono ben partiti non ci sono più finanziamenti per portare avanti i progetti. Considerato gli effetti che avevamo già verificato al tempo, molto importanti, il comune di Pocenia ha deciso di continuare a portarlo avanti con delle proprie risorse questo progetto, e quindi ci troviamo più o meno ogni anno, anno e mezzo, due anni a rinnovare l'incarico per quanto riguarda il progetto di cui sto parlando. In che cosa consiste fondamentalmente? L'incarico viene assegnato ad una psicologa, la quale va in visita di tutti coloro che sono i neonati nel nostro comune, quindi tutti gli anni tutti quelli che nascono ricevono questa visita, con fondamentalmente un obiettivo, diciamo due o tre obiettivi principali, che sono innanzitutto andare a casa delle famiglie e nel caso in cui ci sia bisogno dare un supporto. Devo dire, è successo insomma negli anni di trovare famiglie che erano in difficoltà alla nascita di un bambino e che se non ci fosse stato l'intervento di una persona probabilmente sarebbero successe, poi si sarebbero trasformate in situazioni molto più difficili andando avanti, perché quello che succede molto spesso nella nostra realtà è che le famiglie sono abbastanza isolate, soprattutto le famiglie con bambini piccoli dopo le nascite, le donne, insomma, affrontano delle difficoltà non da poco e sono abbastanza isolate, sono abbastanza sole. Quindi diciamo da un primo punto di vista ha l'obiettivo appunto di verificare qual è, se ci sono delle necessità che vengono proprio fuori dalla famiglia, delle richieste dalla famiglia. Secondo, per noi come servizi è molto importante avere un aggancio su quelle che sono le famiglie, che se no noi verremo a conoscenza delle problematiche, se nel caso in cui ci dovessero essere, solo nel momento in cui i bambini vanno o all'asilo o addirittura alle elementari. Quindi quando certi problemi ormai sono conclamati e difficili da risolvere, dove ormai i bambini stanno già male tendenzialmente. Quindi cosa succede? Che la psicoterapeuta nel caso tiene sempre informato il servizio sociale sulla famiglia che è andata a incontrare, quindi su quelle che sono anche le risposte che la famiglia dà nel momento in cui c'è un cambiamento come quello della nascita del bambino. E anche in questo caso devo dire spesso ci è capitato di avere situazioni non semplicissime. Alcune, vabbè, quelle ormai conosciute dai servizi è stato molto importante, ma anche alcune situazioni nuove, ad esempio una donna che ha una depressione postpartum, ad esempio, ce n'è. E se è seguita sin dall'inizio il servizio si può attivare per in qualche modo dare una mano, è molto importante. In altri casi delle famiglie in cui non c'era abbastanza, non provvedevano a sufficienza allo sviluppo del bambino, ma lo si vedeva già dai primi giorni. Anche in questo caso, a volte, mettendo insieme poi altri servizi del territorio che coinvolgono quindi anche azienda sanitaria, tutte le varie o anche associazioni, hanno supportato queste famiglie, no? Quindi dicevo, questi un po' sono gli obiettivi principali, dare un supporto alla famiglia, ma soprattutto restituire a noi come servizio un'idea di quello che sta succedendo sul territorio.
ed è veramente molto importante. Il terzo aspetto, dicevo, è anche quello di dare a queste famiglie tutte le informazioni su quelli che sono i servizi nella fascia di età 0-3 anni. Proprio in questi giorni tutte le case, infatti, dei bambini 0-3 anni, sono 0-2 anni perché poi il terzo anno sono già all'asilo, sono arrivate a casa un volantino dove sono stati illustrati tutti i servizi che sono a disposizione loro, ma che non sono solo i servizi del comune, quindi tempo per la famiglia, ad esempio nell'ex asilo Nido di Tursa sta partendo un servizio sulla giocomotricità, ma anche quelli che fornisce proprio l'azienda sanitaria, no? Quindi tutte le informazioni e tutti i servizi disponibili sul territorio. Quindi diciamo questa è stata il punto di partenza di questo progetto, che poi negli anni si è anche espanso. Infatti in questo momento, oltre alla visita alle famiglie, alle famiglie che hanno neonato, si organizzano tutta una serie di incontri. E appunto nell'ex asilo Nido di Tursa, proprio in questi giorni, stanno partendo vari incontri. Cioè ad esempio con i genitori ci sono gli incontri due volte ovviamente con la psicoterapeuta, ma grazie al fatto che noi abbiamo questo progetto e che anche l'azienda sanitaria ci ha chiesto di portarlo anche a loro, perché lo ritengono molto valido e stanno cercando, se possono e se trovano i fondi, di ampliarlo nel nostro territorio. Grazie a questa collaborazione avremo degli incontri sempre presso la sede dell'asilo nido, anche con una pediatra e con una ostetrica, sempre tutti, vabbè, non vi elenco ovviamente quelle che sono tutte le tematiche trattate, ma ovviamente sapete che sono tutte le tematiche trattate nell'area subito postpartum e dei primi anni di vita dei bambini. Inoltre, oltre a questi incontri dedicati con degli specialisti, appunto, c'è tutta una serie di incontri che sono organizzati il sabato e vengono organizzati in collaborazione anche appunto con chi fa la giocomotricità, sempre con la terapeuta vedrà i genitori sempre in gruppo e i bambini invece verranno lasciati a quella che è l'associazione che segue il corso di giocomotricità. Diciamo, è nato in un modo, è andato avanti, si è espanso, adesso appunto grazie alla riconosciuta importanza di questo progetto anche l'azienda sanitaria ci collabora con noi e ci sono tutti questi specialisti. Gli effetti, devo dire, che negli anni si vedono perché noi riusciamo a intervenire abbastanza precocemente sulle situazioni e devo dire che in alcuni casi veramente è bastato che, ne so, una famiglia anche aveva bisogno banalmente di un piccolo contributo economico perché era in un momento di difficoltà. È bastato però il fatto che noi eravamo andati lì, avevamo già instaurato un rapporto, siamo riusciti ad aiutarli e le situazioni poi si sono risolte. Detto questo, quello che adesso andiamo a chiedere è di rinnovare la convenzione, dopo vedremo ovviamente chi si aggiudicherà l'incarico. Fino adesso l'ha svolto una terapeuta che è la dottoressa Spinato, che è la sua possibilità. Detto questo, se ci sono altre domande sono a disposizione. Il progetto che tu hai illustrato adesso è senz'altro degno di lode, eccetera. Però tutto il discorso, cioè bisogna analizzarlo nell'ambito del bilancio, perché l'approvazione è comunque per una voce che va a incidere sul bilancio. Ma degno di lode il progetto molto bello, per cui noi comunque ci asteniamo. Interventi? Domande? Andiamo al voto, chi è favorevole? Minuti, tre, immediata esecutività. Allora, nel numero 13 abbiamo approvazione della convenzione ex articolo 21, 26 tra i comuni Palazzo dello Stella, Mozzano, Trugnano, Precenico, Cocenia e Unione dei Comuni Cuore dello Stella tra i comuni di Vignano e Teor per la gestione in forma associata
dell'organismo indipendente di valutazione della prestazione. Questo è un nuovo organismo che è stato appena previsto per valutare le prestazioni del personale, e io lascerei sicuramente la parola al dottor Mian, che è sicuramente molto più bene di me nella questione, per spiegarmi i dettagli di che cosa consiste. Prego. Allora, la valutazione del personale, sia che si tratti di responsabili servizi, anche di addetti ai singoli servizi, è uno dei temi, uno dei temi che fino ad adesso, fino allo scorso anno, due anni fa, veniva gestito all'interno dell'ente. Di solito la valutazione del personale all'inizio dell'anno si fa una programmazione di attività, si assegnano gli obiettivi e a seconda del ruolo ricoperto all'interno dell'amministrazione si ha la responsabilità di raggiungere determinati obiettivi o altri di maggiore entità o di minore entità a seconda del ruolo ricoperto. Alla fine dell'anno il segretario comunale, di solito di concerto con l'amministrazione, con il sindaco, insomma, personale, sulla base di alcuni parametri, alcune tabelle di solito approvate in contrattazione decentrata, sulla base di alcuni parametri che potrebbero essere efficienza, efficacia, disponibilità verso il pubblico, più ne ha più ne metta, fa una valutazione dei vari livelli del personale assegnando un punteggio. La valutazione viene espressa attraverso un punteggio. Da un paio d'anni la normativa è cambiata, anche la regione è intervenuta con la propria legge regionale nell'ambito dell'autonomia riservata alla regione Friuli-Venezia Giulia, è intervenuta con l'articolo 6 della legge 16 del 2010. Questo impianto normativo nuovo prevede che rispetto al passato ci sia un organismo esterno che effettui la valutazione del personale. Questo nell'ottica di aumentare la trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, no? Come si dice tante volte, uno al proprio interno si valuta, no? Come meglio crede, se è autoreferenziale, no? È vero, all'interno dell'amministrazione. Se invece c'è un organismo esterno, questo è garanzia, almeno la norma ha questa aspettativa, è garanzia di maggior trasparenza nelle valutazioni che vengono fatte. La norma quindi ci obbliga a da valerci dei servizi di un organismo esterno, non possiamo prescindere da questo, è obbligatorio. Anzi, per dire, la prima valutazione che l'organismo indipendente di valutazione dovrà fare è già quella che dovrà fare entro il 30 di settembre, quello che riguarda il discorso trasparenza, no? Pubblicazione sul sito, tutta una serie di informazioni sul sito istituzionale. Le alternative nostre potevano essere due: o procedere ad una gara per individuare il professionista, quindi fare un bando per individuare il professionista a cui affidare l'incarico, oppure aderire ad una convenzione già in essere, in questo caso Monzana, Palazzolo, Precenico già avevano una convenzione e avevano assegnato un incarico ad un professionista. Abbiamo ritenuto più conveniente questa seconda scelta, in quanto questo ci evita l'onere della gara e in più, visto che è in corso di
convenzionamento dell'ufficio personale di Comune di Cocinia con l'ufficio personale di Comune di Muzzana e Palazzolo, abbiamo ritenuto che avere un unico metodo di votazione, quindi un unico referente, fosse la scelta più efficiente, insomma, nell'ottica appunto dell'ufficio unico tra i tre comuni. Di conseguenza i comuni che già avevano sottoscritto la convenzione hanno fornito un parere favorevole affinché noi entrassimo, e quindi insomma andiamo ad approvare la convenzione, ad aderire a questa convenzione. Allora, io vedo che qui scrivete in base alla legge, alla legge numero 16 articolo 6 del 2010, no? Dice: dato atto che la somma delle popolazioni residenti nei comuni di Palazzolo dello Stella, Muzzana, Precinico, Cocinino, Vignano e Teor al 31/12/2012 è inferiore alla soglia dei 15.000 abitanti stabilita dall'articolo 6, eccetera, eccetera. Qui scrivete così: nella convenzione viene premesso che alla fine del terzo capoverso, nonostante la dimensione demografica complessiva dei comuni associati sia di poco superiore ai 15.000 abitanti. Ecco, cioè, cosa stabilisce il poco o il tanto, visto che gli abitanti in totale sono 16.129 al 31/12, quindi 1129 in più, cioè rispetto la legge dice fino a 15.000 abitanti. Sì, un attimo che devo ascoltare lei. Sì. Scrive poi rispondo. Sì. Quindi ogni istante. Okay. Sì, ho concluso perfettamente. Allora, sì, prendo atto di quello che lei dice. Quando si compiono delle scelte, si fanno anche delle valutazioni di opportunità. Per ragioni di opportunità, non vorrei essere frainteso, non si intende parlare di opportunismo oppure di opportunità in senso negativo, bensì di opportunità dal punto di vista di quello che è il riflesso organizzativo, una determinata, perché dobbiamo renderci conto, ma voi lo sapete meglio di me, che tutte le delibere che vengono approvate qui in questa sede hanno dei riflessi organizzativi molto importanti, magari di cui non si percepisce immediatamente la portata, o no? Da una delibera ne scaturiscono mille comportamenti, no? E quindi andare a fare scelte diverse e quindi andare ad operare magari da soli al di fuori di un convenzionamento con altri due enti con i quali l'amministrazione sta portando avanti un importante processo di aggregazione, a fronte di 1.000 abitanti in più, dove alla fin fine la norma pone un limite che in qualche maniera è un limite di opportunità,
che però la norma, essendo, come si diceva all'inizio, di carattere generale, non riesce tante volte ad esprimere e a cogliere nelle, una volta calata nella realtà dei fatti. Di conseguenza l'amministrazione svolge delle considerazioni di opportunità, ritenendo che comunque questo limite non sia ordinatorio, sia, diciamo, un limite indicativo, e che questo limite possa essere in qualche maniera superato pur di poco, sacrificando le ragioni di questo limite a ragioni di tipo organizzativo. E dirò di più, c'è un altro aspetto: dato che l'importo dell'incarico, che qui non è riportato, però ne abbiamo parlato a voce, sì, è un importo, potrei dire, veramente irrisorio, perché sono 1200 euro all'anno, ok? È un importo per il quale il singolo funzionario avrebbe potuto magari assegnare direttamente l'incarico al medesimo professionista, magari, perché insomma, se devo andare a fare una gara europea per affidare un incarico di 1000 euro ad un professionista per un comune di 2600 abitanti, no? Comprendiamo quello che è. Questo sarebbe una fortuna, così, questo tipo, andare a affidare un incarico con una gara, no, per 1000 euro. E quindi avremmo potuto affidarlo direttamente, magari, no? Lo determina, affidarlo direttamente allo stesso professionista. E così, rimanendo vicino ai comuni di Palazzolo e Muzzana, nello stesso modo, no? Rimanendo vicino ai comuni di Palazzolo e Muzzana, e per ragioni organizzative avremmo avuto lo stesso professionista come referente, avremmo avuto una gestione più efficace ed efficiente del servizio personale. Così non è stato perché l'amministrazione vuole operare nella massima trasparenza e assumersi eventualmente le responsabilità dello sforamento dai 15 ai 16 mila euro, ma facendo soggiacere abitanti 10.000 abitanti, assumendosi quindi, dire, le responsabilità, sacrificando, okay, il vincolo dei 15.000 euro sul ceppo abitanti. Scusate, ma una grande formazione personale, dei 15.000 abitanti, mi viene meglio euro, gestisco il bilancio, mi viene meglio euro, 16.000 abitanti, sacrificando quindi il vincolo dei 16.000 abitanti sul ceppo delle ragioni che portano il comune ad avvicinarsi ad altri enti. Ecco. Ci sono domande, interventi? Del voto? Chi è favorevole? Immediata esecutività, adesso andiamo al punto numero 3. Sarà approvata nei consigli anche di tutti gli altri comuni. Prevignano, Teor, Precinico, Palazzolo, Muzzana. Quindi, no? Sì. Come dire,
poi stessa obiezione che potrebbero essere proposte ovviamente in ogni consiglio comunale, però ci sono, come dire, no? questa aggregazione, no? Del servizio di segreteria generale tra i comuni di Palazzo Rostella e Possenia. Allora, come ben sapete, l'incarico è svolto dal vice segretario, non abbiamo segretario o la segretaria. Per cui ci siamo accordati con il comune di Palazzolo per suddividere della segretaria di Palazzolo, che attualmente è divisa al 50% tra Palazzolo e Castions, lascerà Castions e il 50% che era dedicato a Castions lo dedicherà a Pocenia. Quindi dal 15 ottobre noi avremo la segretaria qui fissa 18 ore a settimana. Per noi è una cosa importante, perché parlavo oggi con Luca Bianca, 10 anni più o meno, avevamo un primo segretario del 30% che erano ancora meno ore, distante 9 km, molto spesso aveva difficoltà a recarsi a Cocenia per svolgere il suo incarico, qualche volta ne ha delegato il sindaco, fortunato. Era una situazione un po' così, pur considerando l'ottima professionalità di tutti i segretari che abbiamo avuto. Quindi adesso abbiamo l'occasione di avere una segretaria dista pochi chilometri, quindi sta un attimo a raggiungere il comune di Pocenia, avere a disposizione per più ore, soprattutto considerando anche le nuove competenze e quindi il maggior lavoro che i dipendenti devono supportare in quest'ultimo periodo, che ha avuto diverse competenze in più da parte della regione, per cui l'impegno del personale è notevole e c'è la necessità che venga anche supportato, no? da una professionalità come la segretaria o il segretario. Quindi va ritenuto, tra l'altro è una funzione obbligatoria, il segretario o la segretaria devono essere in comune, è autorizzata la sostituzione come vice segretario solamente per tempi limitati, qualora l'agenzia dei segretari non abbia funzionari a disposizione. Quindi, fino adesso abbiamo avuto il dottor Miano, che ha svolto egregiamente il suo incarico. Io lo ringrazio veramente, perché so, essendo accanto a lui tutto il giorno, so quanta professionalità, quanta dedizione e quanto impegno ci ha messo. Quindi io lo ringrazio pubblicamente di questo. Con il 15 di ottobre avremo la nuova segretaria, che presenteremo qui alla prima occasione. Se ci sono quando c'è stata la presentazione delle aggregazioni il 19 dicembre 2012, era stato lei, signor sindaco, aveva detto 40% Pocenia, 60% Palazzolo. Poi sono subentrati dei motivi per cui non è stato possibile fare. Ora, l'uno che Palazzolo superava il limite di spesa per il personale, assumendosi il 50, il 60%. Due, come dicevo prima, sono aumentati, per quanto riguarda la Pocenia, le incombenze e quindi l'impegno del personale. Abbiamo avuto difficoltà a cercare di coordinare, io dico personalmente perché sono esperto del settore, quindi ho cercato in qualche modo, e si è sentita la mancanza di una segretaria o di un segretario che fosse lì e pronto a consigliare, a indirizzare e a fare il suo lavoro, insomma, ecco. Per cui abbiamo ritenuto che comunque, assumendo anche un segretario di quelli prima nomina, che
in un comune che può spostare, si supera notevolmente la somma che invece metteremo a disposizione per avere il 50% dei segretari. Per cui abbiamo deciso che va bene lo stesso considerando queste due situazioni. Infatti si sfora, è stato poi necessario fare l'emendamento. C'è qualche altra domanda? No. Si sarebbe sforato comunque, quindi meglio sforare di meno che sforare di più. Quindi vi darei a votare sul punto. Chi è favorevole? 8. Astenuti? Nessuno? Contrari? 3. Immediata esecutività? Nessuno? Adesso qui c'è il punto numero 15, un atto di indirizzo per la prevenzione dei problemi derivati dal gioco d'azzardo. Io sei la parola a Debora. Fondamentalmente appunto è un atto di indirizzo, questo perché credo che sia facile per tutti intuire quelli che sono i danni derivanti dal gioco d'azzardo. Si sta trasformando, anzi direi che si è già trasformato in una piaga sociale e non serve andare molto lontano per vedere gli effetti, no? Ce li abbiamo anche vicino a casa, sotto casa, nei nostri bar, no? Quindi oltre ai grandissimi, gravissimi, no? Danni economici, perché insomma i soldi e le risorse investite lì non vengono investite in altre cose, c'è anche proprio il discorso di quello che poi è il danno psicologico non solo per la persona ma per la famiglia, per le persone che gli stanno accanto, e su questo veramente non dico niente di nuovo, no? Detto questo però noi come comuni, noi come amministrazioni in realtà non abbiamo nessun tipo di potere, no? per fermare questa piaga sociale, no? Ma neanche da un punto, proprio, punto di vista urbanistico, di concessioni, non possiamo fare in realtà niente, no? Quindi però quello che possiamo dire è che non siamo d'accordo, insomma, che non siamo d'accordo nell'accettare questo stile, questo modo di procedere, e quindi questo atto di indirizzo vuole dire un po' questo, insomma ci mettiamo insieme tutti i comuni, insomma cerchiamo di far sentire la nostra voce a livelli più alti e dire insomma quanto è grave la situazione. A tal riguardo con l'ambito socioassistenziale abbiamo anche già organizzato degli incontri, insomma un progetto è stato fatto in collaborazione con Marinaretto, con l'associazione Arcort, coinvolgendo un po' quelli che sono i giovani delle nostre comunità. È stato fatto, si chiamava questo progetto Fatto il Vostro Gioco, che aveva un po' l'obiettivo di dire giocare è un'attività bellissima, noi nasciamo e sin da piccoli giochiamo, e era un po' l'idea di restituire al gioco l'aspetto ludico del gioco, non quell'aspetto che invece è più legato al disagio psicologico e al gioco d'azzardo poi fondamentalmente. Quindi insomma sono stati fatti degli incontri con i ragazzi, è stato creato proprio un gioco, una specie di di gioco d'oca, insomma del gioco dell'oca. E tutti i ragazzi dei 14 comuni hanno collaborato a questo gioco. Inoltre sono state organizzate delle serate di presentazione in collaborazione con l'azienda sanitaria e col Dipartimento di Alcolologia, Patologie e Dipendenze, e è stata fatta proprio qua a Capocenia a luglio la serata. Detto questo, ovviamente quello che si impegna, no? Il Consiglio si deve impegnare un po' a far sapere ai livelli un po' più alti il grande disagio che il gioco d'azzardo crea, dall'altro di sostenere appunto qualsiasi tipo di iniziativa di sensibilizzazione come quella appunto che è stata fatta, e poi un'altra cosa che secondo noi è anche molto importante è quello di definire delle forme di sostegno pubblico, di riconoscimento ai locali che decidono di non inserire il gioco d'azzardo nelle proprie attività di impresa, no? Quindi quello... Chi parla qui?
No, ma sostenerlo nel senso quello che si pensava, che eravamo, no, e proponiamo qua al consiglio, anche di dire, ovviamente noi non possiamo fare niente, non possiamo dare soldi, possiamo fare niente, però almeno che ne so, organizzare una serata e premiare un po' quelle che sono le attività nel nostro territorio che non hanno le classiche macchinette, le slot, cioè farlo diventare, insomma, invece di andare sul discorso della punizione, andiamo sul discorso della premiazione di chi non incentiva queste attività, no? E quindi, insomma, è un po' questo. Sì, anche per... Sì, prego. Anche perché cioè, ho letto che in questo enorme numero di persone che si stanno dedicando al gioco, purtroppo il 40% di queste persone è donna, lo so. No? È anche di una certa età. È donna di una certa età, ma anche donna che si trova con i nipotini, magari sta guardando i nipotini e così, e li porta vicino alle macchinette, li porta a giocare. Quindi c'è un insegnamento anche, c'è un passaggio che è pericoloso. Sono d'accordo, e nella serata appunto che è stata fatta in Bacocini è stato molto interessante. È stato molto interessante un caso che è stato portato proprio del come succede che certi ragazzini, anche molto giovani, sì, vengono diciamo, inseriti in questo mondo. Spesso anche da adulti a loro molto vicini, ma che ovviamente gli adulti non è che lo fanno con volutamente, no? Con l'idea lo istruisco questo, spesso lo fanno senza rendersi conto che bastano poche mosse, pochi avvicinamenti a questo mondo per creare poi dei disagi importanti, far sì che dopo i ragazzi, magari più sensibili per certe loro caratteristiche, ad avvicinarsi a questo mondo in maniera poi definitiva, no? Quindi è un po' tutto questo. Ci possiamo solo impegnare a dire no, basta. Certo. Bene, c'è un intervento. Allora, andiamo al voto, è favorevole. Il consiglio comunale è chiuso, ringrazio tutti i consiglieri, ancora tutti, no, buona serata.